Quarto e ultimo capitolo di Crimini e Criminologia. Naturalmente abbiamo cercato nel modo migliore possibile di approfondire quello che potrà accadere a proposito del processo di revisione per la strage di Erba il 10 luglio prossimo con l'avvocato Fabio Schembri, legale di Olindo Romano e Rosa Bazzi, e poi con autorevoli colleghi come Edoardo Montolli, Felice Manti del Giornale, molto competenti su questa vicenda, oltre ai nostri opinionisti e al collega Emilio Orlando che è stato in studio. Adesso voltiamo decisamente pagina, andiamo a un'altra delle nostre rubriche, una delle più gettonate. La galleria degli orrori prosegue e vediamo il titolo: Anatomia di un serial killer. Siamo al terzo capitolo. Non credo che riusciremo a completare il ciclo col terzo capitolo, forse ce ne sarà bisogno di un quarto. E diamo la buona serata anche al professor Marino D'Amore, sociologo della comunicazione, criminologo dell'Università Niccolò Cusano. Buonasera, prof, ben ritrovato. Ben trovato. Buonasera a tutti, buonasera a tutti i telespettatori. Anticipiamo che abbiamo molte domande dei nostri telespettatori per Marino D'Amore, ma oggi, a proposito di anatomia di un serial killer, entriamo in quelle che sono le categorie di serial killer. Le vado a elencare, poi vedremo di quante ne parleremo stasera. Missionari, visionari, edonisti, orientati al dominio e controllo, per tornaconto, e col prof ne abbiamo parlato spesso, noi li chiamavamo serial killer a fini di lucro, con scopo di lucro, e poi serial killer in coppia, oltre ai cyber killer. Cominciamo, professore, con individuare, o meglio, con focalizzare l'attenzione sui serial killer missionari. Qualcuno ha scritto: vivere per un obiettivo ambizioso il loro, migliorare il mondo. Chi sono questi serial killer? Sono degli assassini seriali che pensano di avere una missione in questo mondo, e questa missione purtroppo presuppone l'eliminazione fisica di coloro che impediscono che il mondo possa essere, tra virgolette, pulito. Prostitute, emarginati, omosessuali, ovviamente nell'ottica dei tempi e nella contestualizzazione storico-sociale che cui agivano questi serial killer. Ce ne sono diversi, tante fattispecie, e soprattutto ogni missione è assolutamente contestualizzata nella mente psicopatologica dell'assassino. Ognuno di loro pensa che con la propria azione possa, tra virgolette, ripulire, in una ipotetica operazione di greenwashing, come si suol dire, quelle che sono le nefandezze, le bruttezze del mondo, salvo poi ovviamente attuarle lui in prima persona. Gesta ed azioni esecrabili che ovviamente lo contestualizzano all'interno di questa deprecabile categoria, che è appunto quella della serializzazione omicidiaria. Quello più famoso di tutti è sicuramente Jack lo Squartatore, ma dopo di lui ce ne sono stati tanti altri, lo stesso Albert Fish e anche Leonardo Cianciulli, anche se poi Albert Fish merita un discorso a parte. E transiterei, diciamo, dalla categoria dei missionari a quella dei visionari, forse anche in parte nel novero rientra la stessa Leonarda Cianciulli che lei, professore, giustamente citava. Sono due categorie, quella dei missionari e dei visionari, che possono coesistere in un unico individuo, in un unico serial killer. E che cosa intendiamo quando parliamo di serial killer visionario, appunto? No, ma ha detto benissimo, questo anzi è un punto fondamentale. Noi tentiamo una categorizzazione per cercare di capire quali siano le tipologie di serial killer, ma bisogna sapere che in un singolo serial killer possono convivere più tipologie, e quindi questo è molto difficile per chi, per esempio, deve redigere un profilo psicologico, cercare di capire quali sono le azioni sottese alla personalità dell'assassino che muovono appunto il suo operato. Lei prima ha citato la Cianciulli. Leonarda Cianciulli è sicuramente una missionaria, nel senso, lei ha una missione: uccide delle donne perché secondo lei il sangue di queste innocenti può preservare la vita dei figli. Siamo tra l'altro nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Uno dei figli della Cianciulli è al fronte,
E quindi avere un figlio al fronte è quasi garanzia o quantomeno rischio dell'uccisione dello stesso figlio. Lei pensa che effettivamente uccidendo delle povere donne, che tra l'altro attira a sé promettendogli un futuro radioso fatto di un'unione sentimentale, e ovviamente dopo essersi fatta lasciare tutti gli averi, perché gli promette una nuova vita in un altro luogo e con un altro uomo, magari delle vedove o delle donne single, che all'epoca essere single, come dire, era una sorta di stigma sociale, questo può assolutamente contestualizzarlo all'interno dei missionari. Anche visionaria però, perché effettivamente c'è una voce dentro di lei che gli chiede di dover uccidere queste persone per realizzare quella che è un'azione salvifica nei confronti dei figli. Ma tra i missionari possiamo annoverare un altro serial killer che abbiamo raccontato in questi studi, che è anche lui però è un visionario perché sente delle voci dentro di sé, che è Herbert Mullin. Lui uccideva le persone, 13 vittime, conta il suo macabro resoconto appunto delle uccisioni delle vittime, solo per evitare un terremoto in California. Cioè lui sentiva delle voci che ovviamente gli caratterizzavano, gli promettevano una missione da compiere, e doveva uccidere queste persone per evitare che la California potesse essere colpita dall'ultimo dei terremoti che avrebbe ucciso tutti. Ecco, vedete come le categorie possono intersecarsi e sovrapporsi su più personalità omicidiali. Ecco, aggiungo che la Cianciulli si inserisce anche nella categoria per tornaconto, no? Serial killer a scopo di lucro, quindi tre categorie, sì. Per la Cianciulli, per la saponificatrice di Correggio, missionaria, visionaria e per tornaconto, come quell'Andrew, prima bravissimo Alessio Tancorra mi ha ricordato, ecco qua, Storia del crimine, ogni sabato lo trovate questo appuntamento su tag24.it, il quotidiano online by Unicusano, la storia di Henri Landru, il serial killer francese conosciuto come il Barba Blu di Gambè, l'articolo di Sara D'Aversa, ogni sabato un articolo. In questa settimana ha dedicato la puntata all'Andrew, linkando, come si dice in gergo, anche la puntata che realizzammo a Crimine e Criminologia, alla Galleria degli Orrori, col professor D'Amore, proprio su l'Andrew. L'Andrew, professore, poi ci andremo naturalmente, però va inserito invece tra i serial killer per tornaconto, no? Assolutamente, o come giustamente li ha definiti lei a inizio trasmissione, a scopo di lucro, nel senso prima, che in altre occasioni assolutamente l'Andrew, insieme per esempio a Marcel Petiot, a Hugo Schenck, l'assassino delle domestiche viennesi, a Harry Powers, erano tutti dei, come si presentavano tutti come degli insospettabili. Ecco, questo è un altro aggettivo che sicuramente è funzionale alla missione del serial killer, e promettendo un futuro radioso a giovani vedove oppure a donne che erano rimaste sole tutta la vita, e ovviamente si facevano intestare il loro patrimonio e poi li uccidevano secondo il loro modus operandi. In questo senso l'Andrew potrebbe anche essere inserito nella categoria degli angeli della morte, se volessimo allargare, come dire, la sua caratterizzazione omicidiaria. Anche lui è un personaggio che tra l'altro si è impresso a fuoco nell'immaginario popolare e sociale per tanto tempo, anche nella mediatizzazione classica, nella cinematografia. Pensiamo ai film che lo citano, uno su tutti è Totò, Totò e le donne, che in una scena del film ha proprio un altarino con l'Andrew dove gli va a accendere un cero la sera, perché lo considera, ovviamente nella trama del film, una sorta di idolo. Ma insieme a lui Hugo Schenck e Harry Powers, che attiravano queste donne, queste vedove, e poi si appropriavano dei loro averi per poi ucciderle. In questo contesto la guerra ha rappresentato un grande stimolatore, un grande catalizzatore di queste azioni, perché quando c'è una guerra ci sono molti molti morti, e il più delle volte sono dei mariti che lasciano delle vedove, e questo ovviamente non faceva altro che agevolare l'operato di questi assassini. C'è un'altra categoria, un altro termine che vorrei esplorare con il suo aiuto, professor D'Amore. Si parla spesso di serial killer edonisti. Beh,
il termine edonè in greco significa piacere, quindi se ci fermiamo all'etimologia sembrerebbe di trovarci di fronte appunto a degli individui che si spogliano da ogni presunto fine nobile, da ogni missione sociale o spirituale e agiscono soltanto per trarre una soddisfazione. È effettivamente così o ci sono delle sfumature ulteriori che vanno messe in luce? L'erotizzazione della sofferenza, ecco. Aggiungo. Ecco, assolutamente sì, questa espressione è perfettamente calzante. L'uccisione non è finalizzata all'atto sessuale, alla parafilia, alla violenza sessuale, ma è essa stessa che provoca piacere, cioè è l'infliggere violenza. Berkowitz, per esempio, è stato un esempio calzante in questo senso. Lui uccideva delle coppie, ma non ci si è mai avvicinato più di tanto, salvo poi, ovviamente, dar luogo a degli episodi di sessualità onanistica, ma questo esulava dall'uccisione vera e propria, era l'utilizzo e l'infliggere violenza che caratterizzava la gratificazione, a volte anche sessuale. Lo stesso Albert Fish potremmo inserire all'interno di questa categoria, oltre a quelle che abbiamo già detto in cui lo abbiamo collocato. L'edonista è proprio colui, come giustamente avete detto voi, che riesce a ricevere piacere, a volte anche sessuale, dalla violenza stessa. Un piacere sessuale che però non è conseguenza di un atto sessuale, ma a volte è completamente distante dall'atto stesso. Prima di riprendere il discorso a proposito delle categorie di serial killer, volevo dare spazio a qualche ascoltatore. Peraltro ricordiamo il numero SMS e WhatsApp, potete continuare a scrivere naturalmente, non solo per i primi tre capitoli sulla strage di Erba è valido questo numero, anzi, visto che è un tema che appassiona molto, sì. Scrivete al 334-9229-505 tutte le domande per il professor D'Amore, ce ne sono tante. Ad esempio Maria, che ci segue da Firenze, ci fa una domanda, ci fa due domande in una, ma il senso è quello. I serial killer sono tutte persone insospettabili, persone all'apparenza normali, o si possono individuare, professore? Anche in questo caso ogni generalizzazione è sbagliata. Ci sono degli insospettabili, questo è indubbio. Ted Bundy è stato sicuramente un serial killer insospettabile. John Wayne Gacy è stato un serial killer insospettabile. Dennis Rader, di cui abbiamo parlato in questi studi qualche tempo fa, è stato un serial killer insospettabile. Sono tutti assassini che riescono a dividere la loro vita di serial killer ammantandola invece di una pseudonormalità. Molti hanno una famiglia, molti conducono una vita pseudonormale, sono integrati nella società. Dennis Rader faceva parte della Chiesa anglicana e questo ovviamente lo allontanava da qualsiasi tipo di sospetto. Ted Bundy attirava le proprie vittime proprio grazie alla sua apparenza insospettabile. Alcuni sono integrati socialmente, altri invece vivono una vita basata sull'isolamento, sull'esclusione sociale. Questo ovviamente li rende maggiormente identificabili, ma anche in questo caso non è sempre così. Possono essere dei solitari fini a se stessi, degli incompetenti sociali, che non riescono ad avere una socialità degna di questo nome, ma non per questo poi diventano assassini. Diciamo che ci sono serial killer insospettabili, altri che invece hanno un'apparenza, senza dover scomodare l'ombroso, maggiormente identificabile. Tutti però hanno un comune denominatore, che il più delle volte nasce da una famiglia multiproblematica che è basata sull'abbandono genitoriale, sulla violenza, modelli che poi reiterano o che comunque combattono e proiettano nella loro azione omicidiale. Ecco, prima di riprendere il discorso legato ai messaggi degli ascoltatori, i nostri telespettatori, il prossimo lo leggerà Gabriele Rao, volevo chiedere al professor D'Amore: possiamo inserire nella categoria degli edonisti Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy, Dennis Nielsen e il mostro di Firenze? Sicuramente sì. Ci sono, ci possiamo stare. Sì, c'è una componente evidente di piacere provato dalla violenza. John Wayne Gacy, che tra l'altro, come ho citato prima, è un altro insospettabile, è sicuramente collocabile nella categoria degli edonisti. Lo stesso mostro di Firenze, perché se pensiamo che l'escissione
delle parti del corpo femminili avviene ovviamente post mortem, l'atto omicidiario non è legato a una violenza sessuale, molto probabilmente, anche se come sappiamo il mostro di Firenze non è mai stato trovato, quindi non potremmo fare un profilo psicologico esaustivo in questo senso, però è plausibile pensare che il piacere dell'uccisione esuli completamente dalla violenza o dall'atto sessuale in sé. Sono tutti assassini che possono essere sicuramente collocati in questa categoria. Altri messaggi. Sì, ecco, segnalo che prima ancora dell'inizio di questa diretta una nostra ascoltatrice Elisabetta, che ci guarda da Verona, ci ha rivolto una domanda che in un certo senso si lega anche un po' alla colonna portante, al tema di fondo di questa edizione, alla strage di Erba. Ci interroga, e la interroga, professore, a proposito dei serial killer in coppia. Chiaramente noi abbiamo parlato di Olindo e Rosa, anche laddove la loro colpevolezza dovesse essere confermata non ci troveremmo di fronte a dei veri e propri serial killer in coppia, per le ragioni che abbiamo più volte detto. Al limite si potrebbe parlare di assassini di massa, proprio, ecco, volendo. Da questo punto di vista possiamo innanzitutto dire, Marino D'Amore, che sono, dal punto di vista proprio della casistica, pochi i casi, sono molto scarsi i casi di due o addirittura più serial killer che agiscono in simultanea, e questo rende ancora più problematica ogni generalizzazione. Sicuramente sì, possiamo fare una prima differenziazione, nel senso, innanzitutto dobbiamo escludere gli emulatori, che magari possono agire contemporaneamente al serial killer vero e proprio, e che quindi non fanno che rendere più complesse, per esempio, le indagini, perché utilizzano lo stesso modus operandi, ma magari agiscono in altre zone. Questo ovviamente causa un ritardo nelle indagini e anche una difficoltà, come dicevo prima, nella composizione, nella concezione di un profilo psicologico il più possibile calzante, finalizzato poi all'arresto dell'assassino. Le coppie di serial killer sicuramente ci sono state, sono a livello numerico poche rispetto all'attore singolo, però hanno sempre una relazione di subordinazione, cioè c'è sempre una figura dominante rispetto a un'altra che invece rappresenta più il braccio armato all'interno di quella relazione morbosa e psicopatologica. Mi vengono in mente per esempio Harry Lee Lucas e Otis Toole, che erano due serial killer che hanno agito in coppia, erano legati prima da un'amicizia, poi da una relazione sentimentale di tipo omosessuale, nonostante Lucas, anzi Toole, fosse sposato, e poi hanno abbracciato anche il satanismo. Un'altra coppia di serial killer, che invece era basata proprio su una relazione sentimentale morbosa, che poi è sfociata addirittura nel matrimonio, è quella di Kenneth Bernardo e Lomolka, sua moglie Carla Lomolka, che quando sposò Bernardo aveva solo 17 anni e che addirittura la Molka era talmente plagiata che addirittura portò la sorella nelle braccia assassine di Bernardo, facendola violentare e poi uccidere, anzi morì in maniera, in circostanze abbastanza misteriose, soffocata addirittura dal suo vomito durante la violenza. Fatto sta che Bernardo ha avuto l'ergastolo, Lomolka ha passato diversi anni in prigione, ma adesso ha una famiglia ed è una madre con due figli. Quindi sono tutte situazioni molto complesse e articolate, come diceva lei le generalizzazioni sono ancora di più fuorvianti in questo tipo di racconto e di narrazione rispetto a queste fattispecie. Però ci sono, esistono, e il più delle volte, come dicevo prima, ecco, in questo caso il comune denominatore è il forte legame, a volte solo amicale, tra mille virgolette, o sentimentale, in cui però una figura è sicuramente dominante rispetto all'altra. Quindi c'è un rapporto top-down di subordinazione. Traino. Ecco, un altro messaggio, siamo quasi in chiusura, ma continuiamo a dare spazio ai telespettatori. Fulvio da Frosinone chiede al professor D'Amore: si spostano per cercare le vittime o sono stanziali? Anche in questo caso una definizione univoca è un po' differente. Se dovessimo pensare a, come dire, al racconto di un serial killer che si sposta, quindi che viaggia, potremmo pensare allo stesso Zodiac, quando si è come dire, pensato per qualche tempo che potesse essere il mostro di Firenze che ha continuato le sue gesta omicidiarie in Italia in un secondo momento. Se dovessimo invece dare una definizione più rispondente poi alla reale dinamica
queste situazioni, il serial killer può spostarsi, ma può spostarsi non in base a motivi che hanno a che fare con la sua pulsione omicidiaria. Molte volte può spostarsi per ragioni familiari o ragioni di lavoro, come farebbe qualsiasi altro individuo. Beh, in quel caso, quando si sposta, necessariamente si modifica e cambia anche il suo scenario di caccia. E questo fa sì che ci siano più vittime, più uccisioni, più assassini che sono accomunati da uno stesso modus operandi, che però abitano zone geografiche completamente diverse. Altre volte invece questa illusione può essere data dagli emulatori di cui parlavo prima, che agiscono in diverse zone ma che copiano il modus operandi dell'assassino principale. Quindi diciamo che il serial killer non si sposta per motivi legati alla sua attività omicidiaria, alla sua pulsione, ma può spostarsi per motivi più collaterali che quindi comportano un cambiamento di scenario, un cambiamento di palcoscenico omicidiario. E in quel caso si può verificare che avvengano omicidi con lo stesso modus operandi in diverse zone geografiche. Dobbiamo chiudere però rapidamente, se riusciamo a dare una risposta anche a Francesco che ci scrive da Milano e chiede, questa sera sono tutti fissati con queste storie e queste domande che poi di fatto, come dice giustamente il professor Damone, non sono tutti così, è chiaro, la maggior Certo. parte dei serial killer hanno delle caratteristiche, sono tutti solitari, aspetta come scrive, sono tutti solitari disfunzionali? Abbiamo risposto prima, no, non sono tutti solitari disfunzionali, alcuni sono molto integrati nella comunità di appartenenza e questo non fa altro che conferirgli un ipotetico alibi rispetto alla loro azione omicidiaria, perché tutte le persone che conoscono questi assassini, quindi che hanno una sorta di bipolarità esistenziale, una doppia vita, una tra virgolette normalizzata in cui si presentano alla comunità con una famiglia, con dei figli e hanno delle normali relazioni sociali ed amicali, un'altra invece caratterizzata dalle più deprecabili perversioni. In quel senso sono delle persone almeno apparentemente perfettamente integrate. Ci sono sicuramente anche la disfunzionalità, può apparire secondo diverse vesti, anche il fatto di apparire normale e poi avere una doppia vita è un elemento disfunzionale della propria socialità e della propria relazionalità individuale. Ci sono poi quelli che invece sono completamente esclusi dalla società e a volte uccidono proprio in conseguenza di questa esclusione, perché non si sentono integrati e pensano di dover pagare un dazio troppo alto per questa loro condizione. Ma anche in questo caso io parlo sempre di generalizzazioni e questo non serve a semplificare il nostro racconto, anzi a renderlo il più possibile vicino al reale, perché la polarizzazione, cioè il fatto di creare necessariamente una dicotomia nella letteratura scientifica, non è mai, come dire, garanzia di qualità, tra virgolette. Le fattispecie sono molte, le categorie sono molte e a volte si sovrappongono. Questo ovviamente rende molto più articolato il racconto e anche l'interpretazione, ma sicuramente ci avvicina più alla realtà di questo fenomeno. Ecco, siamo in chiusura, giusto il tempo se lo vogliamo leggere il messaggio, credo, Sì, di di un nostro Guglielmo. ascoltatore Guglielmo che effettivamente nota, giustamente come lo stesso Angelo Izzo, non ha mai di fatto, almeno nei reati, negli omicidi che gli sono stati attribuiti dalla giustizia, non ha mai agito da solo. Effettivamente, dal punto di vista psicopatologico, credo che possiamo considerarlo come un serial killer, anche se manca il requisito, diciamo, formale delle 3 occasioni accertate come minimo, però comunque è Perché un'integrazione interessante. anche Ci torniamo, non abbiamo più tempo, rapidamente. nell'ascoltatore, nel poterlo collocare in questa categoria per 2 ragioni. La prima perché gli anni di detenzione fortunatamente hanno impedito la prosecuzione della sua carriera omicidiaria. L'altra è che, come abbiamo detto tante volte in questa trasmissione, la quota degli assassini per poter categorizzare gli stessi all'interno dei serial killer si è abbassata a 2 fondamentalmente, diciamo che 3 è quello che ci dice la letteratura statunitense. Però se in 2 assassini si riscontra lo stesso modus operandi, la stessa firma, molto probabilmente si è in presenza di un serial killer. Grazie al professor Grazie. Marino D'Amore. Appuntamento con la prossima Galleria degli Orrori, il quarto capitolo, direi, a questo punto, di Anatomia di un Serial Killer. Grazie a voi, buonasera a tutti, un saluto a tutti i telespettatori. Caleremo il poker. Grazie a Gabriele Rao. Grazie a te Fabio E Camillacci. grazie a chi ha curato la regia, ovvero il sergente Daniele Tancora. Grazie anche
a Luca Puleo, detto Harry Potter, e a Daniele Ricciuto, che è in cabina di regia. La famiglia del Cusano Media Group di Crimini e Criminologia vi augura una gradevole notte. Ci rivediamo domenica prossima. Poi, naturalmente, chi vuole può ascoltare La Storia Oscura in settimana, da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 12, su Radio Cusano Campus. Buonanotte.